E veniamo adesso a parlarvi di Desire e Potter, nuova tronsita di Uomini e Donne di Maria De Filippi da stasera. Probabilmente il nome 6 risulterà noto. Infatti per le appassionate di Uomini e Donne e del Grande Fratello non risulterà sicuramente una novità. Come mai vi dico questo di Desire e Potter? Semplicemente perché si tratta della stessa modella brasiliana che era entrata dentro l'ultima edizione del Grande Fratello per farsi corteggiare da Livio Parisi. Anche lui l'abbiamo poi ritrovato a Uomini e Donne. Sicuramente ricorderete che poi invece venne corteggiata da Alessandro Calabrese. E anche lui è lo stesso che abbiamo ritrovato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Ma diciamo che anche qui non è stato fortunato. Ma una cosa è sicura, Desire e Potter non è certamente una che prende le cose sotto gamba. Infatti nonostante la giovane età ha recitato in teatro, è stata protagonista di alcune pellicole, ha sfilato per Dolce e Gabbana, ma soprattutto da poco Desire e Potter ha aperto una linea di costumi da bagno tutta sua. Insomma, si è messa in proprio. Mentre i telespettatori si ricorderanno sicuramente di lei in quanto ha avuto la peggio contro Giulia Calcaterra per entrare in questa edizione dell'Isola dei Famosi. È stata cresciuta dalla nonna e ha una sorella. È in Italia da circa 3 anni, ma attualmente vive a Istanbul per seguire in prima persona la sua linea di produzione di moda. Scheda biografica Desire e Potter. Nata in Brasile. Nata nel 1989. Residente a Istanbul. Altezza 1,74 metri. Capelli castani. Occhi marroni. Professione modella e stilista di costumi da bagno.